chiamo Domenico Manfredi, vengo da Cuneo, sono calabrese di origine e ho tre pizzerie con nome di Mimmo Oro Pizza, sempre dalla provincia di Cuneo. E niente, ho fatto un impasto indiretto con la biga, ho usato una farina tipo 2 con una forza, un W molto alto, un 380-400, e gli ho dato un'idratazione di 46% perché riesce a mantenerlo bene. L'ho lasciata 24 ore a temperatura ambiente e poi l'ho tenuta ancora 48 ore a temperatura refrigerata, perché ne faccio abbondante e me la tengo sempre così. L'impasto l'ho fatto con le due tipologie di farina, 50% 400 il 2 e 50% 300 l'1, in modo così ho abbassato il W e gli ho dato 44 ore di maturazione alla pallina. Sono 24 in frigorifero e 20 a temperatura ambiente. E niente, gli ingredienti gli ho dato un nome targato Cuneo, perché ho portato prodotti tutti dalla provincia di Cuneo, ossia la farina, che è la mozzarella, c'è un caseificio della zona, i pomodorini li ho fatto io al forno con zucchero, delle spezie e a temperatura 150 gradi per un'ora e mezza gli ho dato. E ho usato della stracciatella di bufala, della valeriana e poi ho fatto una cremina con della ricotta fresca di bufala, sempre dei pomodorini che avevo fatto al forno con due foglie di basilico, e tanto per dargli un tocco di, non so se è servito a niente qualcosa. Grazie di tutto. L'impasto ottimo, mi è piaciuto. Grazie. Sì. Con la biga. Sì, ho usato una biga, sì, con la 2, molto forte, ho continuato sempre con la 2, con la farina 2 e 1, tagliata 50-50. E gli ho dato un'idratazione del 68%. Sì, sì, sì. Sei soddisfatto, sì, di questa tua pizza? Sì, 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 mi piace. La fai spesso nel locale dove lavori? No, l'ho fatta due, l'ho provato ultimamente. Sì, più o meno la uso sempre, questi. L'impasto questo, lo uso. Questo impasto? Sì, l'impasto di fisso. E però la pizza con gli ingredienti l'avevo provata due giorni con la presaula di bufala, però quando la staccavi non si masticava bene, no? Allora ho optato per il salame, che si scioglie meglio. Via. Va bene. Spero. Grazie. Quindi Domenico, la scelta di questi ingredienti anche a crudo è per valorizzare il territorio tuo dove vivi? Anche. Anche. Sono contento di aver partecipato a questa competizione. Io faccio, non è la prima perché già ormai sono un veterano, ne faccio tante, però ogni volta che fai delle gare l'emozione c'è sempre, quindi ci sono stati parecchi concorrenti con ottime pizze a vedere e anche a assaggiare. La mia mi è piaciuta tantissimo, spero che sia stata giudicata bene anche dagli altri, e niente, poi il giudizio, quello che venga venga, è tutto ben accetto.